Sparsi per il mondo ci sono così tanti castelli spettacolari che è davvero difficile scegliere i più belli. Arroccati su montagne maestose, immersi in paesaggi da favola, alcuni di essi si conservano ancora perfettamente dopo centinaia di anni. Se tutto questo vi affascina, torniamo indietro nel tempo per conoscere questi 10 castelli meravigliosi più belli al mondo. Prima di iniziare, non dimenticare di iscriverti ed attivare le notifiche per non perdere i futuri video del canale. Numero 10. Castello di Conwy, Galles. Il castello di Conwy è una fortificazione medievale che sorge sulla costa nord del Galles. Fu costruito nel XIII secolo da Edoardo I d'Inghilterra durante la sua conquista del Galles ed è una delle roccaforti meglio conservate di tutto lo Stato. Considerato uno dei castelli più belli d'Europa, fa parte del cosiddetto Anello di Ferro, ovvero l'insieme delle quattro fortezze che furono erette a difesa della regione. Il castello si trova lungo l'estuario del fiume Conwy e misura quasi 1300 metri in lunghezza. Nel 1624 il castello fu ceduto al visconte di Conwy che lo acquistò per circa 100 sterline. Dal 1986 è divenuto patrimonio dell'umanità UNESCO. Numero 9. Alcázar de Segovia, Spagna. L'Alcázar è una fortezza di pietra che si trova nella vecchia città di Segovia. È stata eretta su di una collina e la sua forma ricorda la prua di una nave. Certamente uno dei più caratteristici castelli di tutta la Spagna, è stato costruito nel XII secolo durante il periodo di dominazione araba. Benché originariamente aveva lo scopo di una fortezza, in realtà è stato utilizzato soprattutto come palazzo reale, prigione di stato e accademia militare. Come altri castelli così suggestivi, anche questo è stato fonte di ispirazione per alcuni cartoni della Disney, come Cenerentola. Dal 1931 è considerato un monumento di interesse storico-artistico. Numero 8. Castello di Bodiam, Inghilterra. Questo imponente castello risale al XIV secolo e si trova nell'East Sussex, in Inghilterra. La sua posizione, al centro di un fossato completamente ricoperto d'acqua, lo rende ancor più affascinante. Nel 1385 l'Inghilterra e la Francia erano coinvolte nella Guerra dei Cent'anni e il re Riccardo II temeva un'invasione da parte dei francesi. Venne pertanto eretto il castello di Bodiam, una fortezza apparentemente inespugnabile in grado di fermare l'avanzata dei nemici. L'enorme fossato che lo circonda e le alte torri per gli arcieri erano un grande deterrente per gli invasori. In realtà il ruolo di questo castello era soprattutto quello di spaventare il nemico. Infatti venne costruito in nemmeno un anno, senza badare più di tanto alla solidità. Le sue pareti sono spesse appena 60 cm, molto più sottili di quelle di una vera e propria fortezza, e all'interno erano presenti comode stanze e non alloggi per i soldati. Quindi, a parte l'aspetto, non aveva nulla di inespugnabile. Numero 7. Maniero di Edimburgo, Scozia. Questa grande fortezza è originaria del XII secolo e si trova sulla collina vulcanica di Castle Rock, ad Edimburgo. In passato è stata utilizzata anche come prigione, ma oggi è uno dei simboli della capitale scozzese. Infatti, fra tutte le fortezze presenti nello stato, questa è molto probabilmente la più famosa al mondo. La parte più antica del castello è la cappella di Santa Margherita, che risale al 1100. Fra tutte le antiche roccaforti della Gran Bretagna, questa è fra le poche che può vantare una guarnigione militare permanente. Seppur per soli motivi di rappresentanza, è infatti il quartier generale del Reggimento Reale Scozzese. Numero 6. Castello di Fenis, Italia. Questo maniero si trova in Valle d'Aosta, nel comune di Fenis. È posizionato sulla cima di una collina in un magnifico contesto ed è uno dei castelli medievali più famosi d'Italia, nonché uno dei più ben conservati. Possiede una doppia cinta muraria merlata che racchiude l'edificio centrale e numerose scenografiche torri.
a differenza delle altre fortezze della regione, edificate in cima a promontori rocciosi per essere meglio difendibili, quella di Fenis si trova in un punto del tutto privo di difese naturali. Questo porta a pensare che la sua funzione fosse soprattutto di prestigio. Il castello fu costruito nel 1343 e dopo alcuni anni adibito a prigione e caserma fino al suo abbandono. Dal 1983 è divenuto proprietà della regione, che avviò le operazioni di restauro terminate nel 1999, grazie in particolare ai finanziamenti del barone Marcel Bic, imprenditore italiano famoso in tutto il mondo per aver prodotto e diffuso le penne a sfera Bic. Numero 5. Fortezza di Coca, Spagna. La fortezza di Coca è stata eretta sopra una precedente fortificazione d'origine romana. Venne fatta costruire da Don Alfonso de Fonseca, arcivescovo di Siviglia. Il castello è circondato da un impressionante e profondo fossato ed era dotato anche di un efficiente sistema difensivo. La struttura dispone di 3 cinte murarie quadrate fiancheggiate da torri poligonali ai lati. Il bastione principale ospita al suo interno una cappella con 2 tavole, una raffigurante l'Annunciazione, l'altra la Crocifissione. Il castello è stato costruito principalmente in mattoni e in misura minore in argilla e legno. Proprietà della casa ducale di Alba, fu restaurato a metà del XX secolo dal Ministero dell'Agricoltura ed oggi è anche sede di una scuola forestale agraria. Numero 4. Castello di Elz, Germania. Quello di Elz è uno dei più bei castelli di tutta la Germania. Il suo scopo era quello di controllare la via commerciale tra la valle del Mosella e la pianura di Maifeld, e nella sua storia, a differenza di altri bellissimi manieri della zona, non è mai stato conquistato o distrutto. Questo castello medievale sorge su una rocca alta 70 metri, è circondato su 3 lati dal ruscello Elsbach e si trova nella regione della Renania. È stato costruito a partire dal XII secolo, mentre le parti più recenti risalgono alla metà del XVI secolo. Da quando è stato edificato ad oggi è di proprietà della famiglia nobiliare di Elz, attraverso ben 33 generazioni. Nonostante questo, è aperto al pubblico e vale veramente la pena visitarlo. Il biglietto per una visita è molto economico, dato che costa circa 2 euro. Numero 3. Roccaforte di Liechtenstein. Questo magnifico castello signorile si trova nel sud della Germania. È stato costruito tra il 1100 e il 1150, ma negli anni, a seguito del suo abbandono, cadde in rovina. L'attuale versione venne costruita in tempi relativamente recenti, ovvero nel XIX secolo. È certamente uno dei castelli più belli al mondo. L'architettura e la posizione geografica di questa roccaforte la rendono magica e fiabesca. È infatti ubicata sulla punta di una rocca a 817 metri d'altezza, a picco su uno strapiombo. Non lontana da Stoccarda, è una tappa importante per gli appassionati di castelli e residenze reali. Ad oggi questa fortezza è una proprietà privata, ma con circa 6 euro è possibile visitarla accompagnati da una guida turistica. Al suo interno è conservata una grande collezione di stemmi ed armature. Numero 2. Castello di Neuschwanstein, Germania. Il nome di questo castello tradotto in lingua italiana significa Nuova Pietra del Cigno. Come avrete notato, in Germania sono presenti moltissimi tra i castelli più affascinanti al mondo. Questo in particolare è probabilmente il più fiabesco in assoluto, è noto per aver ispirato numerosi castelli delle favole come quello della Bella Addormentata di Walt Disney. Il Neuschwanstein è un palazzo del XIX secolo situato su una solida collina della Baviera, in Germania. Fu commissionato da Ludovico II di Baviera e dal 1886, anno della sua morte, è stato aperto al pubblico. Può essere considerato fra i castelli e le fortezze più visitati in tutto il mondo, con circa 1,4 milioni di ingressi ogni anno, di cui 6.000 al giorno solo in estate. Da quando è aperto al pubblico è stato visitato da ben 60 milioni di persone. È anche stato proposto fra le 7 meraviglie del mondo moderno. Stay.
Numero 1. Mont Saint-Michel, Francia. Lungo la costa settentrionale della Francia, in Normandia, si trova uno dei castelli più belli ed affascinanti al mondo, il Mont Saint-Michel. Dal 1979 è stato classificato Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. Il castello sorge su un isolotto roccioso avente una circonferenza di poco meno di un chilometro ed un'altezza di 92 metri sopra il livello del mare. La guglia della cattedrale invece raggiunge i 170 metri. Anche in questo caso, questo borgo medievale sembra uscito da un libro di fiabe, grazie alla magnifica baia, caratterizzata dalle spettacolari maree, che fan sì che l'isola, quando il mare si ritrae, si unisca alla terraferma. L'imponente abbazia di San Michele Arcangelo, che risale al X secolo, conferisce il nome anche all'isola. Durante la guerra dei cent'anni, l'abbazia si fortificò contro gli inglesi con una nuova cinta muraria che circondò anche la cittadina sottostante. L'assedio del Mont Saint-Michel fu il più lungo di tutto il Medioevo. La fortezza resistette infatti agli inglesi superiori per numero di uomini per ben 11 anni senza essere conquistata. Allora, vi piacerebbe visitare questi fantastici castelli? Quale vi ha colpito di più? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se il video ti è piaciuto lascia un like, condividilo e non dimenticare di iscriverti al canale. Grazie della visione.